A Napoli i colori della cultura, della vita, dei movimenti si sposano con quelli della politica. Le difficoltà di una sinistra in cerca di se stessa, il prevalere di realtà come la Lega che solo pochi mesi fa qui non avrebbe ricevuto consenso, le difficoltà di un Movimento 5 Stelle che proprio in campagna vive alcuni elementi di divisione sulla linea politica tra la necessità di governo di Di Maio e la ricerca di una via più vicina ai valori della sinistra di Fico. Napoli mille colore. Tutto sta qui, tra Napoli e Pomigliano d'Arco, qui dove il sondaggio che conta è a San Gregorio Armeno. Ma qui c'è sia Salvini che Di Maio, però è importante riuscire a capire chi dei due funziona di più quest'anno. Ma Salvini è una statuina molto gettonata, la stanno acquistando in tanti ed è proprio un regalo forte sotto l'albero di Natale, secondo me. Si aspettano che poi magari anche lui porterà qualche regalo oltre al governo. Di Maio quindi funziona meno? Sì, c'è poca richiesta purtroppo, devo dire la verità. Nonostante sia campano? Sì, infatti, tira Salvini forte. Non ho visto niente rispetto al centrosinistra, non ho visto Martina, non ho visto poche cose rispetto a loro, ormai sono stati dimenticati. Sì, sulla sinistra sì, oramai sono da pensionamento secondo me. Questi si stanno girando su Salvini, forse per un po' le promesse che sta facendo. E questa è la manina che si è messa in mezzo al decreto legge fiscale. Eccola, l'abbiamo cercata per tanto tempo, l'abbiamo trovata da Di Virgilio. Carme, tu solo non basta, ma c'è una donna tre. Poi c'è Totò, il principe de Curtis, presente nel vivere quotidiano. Alla presentazione di un libro sulle sue canzoni e le sue poesie abbiamo intervistato la nipote per capire come Totò viveva il tempo dei cambiamenti, quello dei caporali che prevalevano sugli uomini. Carme, i tenga capa tosta, 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 come che... Era legato a certe cose, per cui per lui il progresso era, cioè, lo intimoriva in un senso e voleva rimanere legato all'Ottocento, dove i sentimenti avevano un senso, diciamo che ecco, i caporali cominciavano a essere un pochino troppo la maggioranza. Adesso sarebbe in una situazione proprio... Chissà cosa penserebbe... No, sarebbe, secondo me vivrebbe male oggi, perché comunque già, voglio dire, parlando delle disgrazie dell'epoca, diciamo, di persone tra malattie, oppure lui usciva anche dal periodo della guerra, per cui di situazioni brutte ne ha viste, però comunque si amareggiava del fatto che bene o male lui comunque in qualche modo ce l'ha fatta, però c'erano tante situazioni di persone che... hanno avuto delle disgrazie, per cui siccome lui era una persona estremamente empatica sotto questo aspetto, ci soffriva dentro, per cui le ingiustizie lui non le concepiva, anche se poi naturalmente lui con la sua generosità nei confronti dell'essere umano ha sempre cercato di aiutare tutti in tutti i modi, anche se poi veniva preso in giro, perché naturalmente c'è chi ne approfittava di questa sua benevolenza. Lui in questo chiudeva un occhio, non se la prendeva più di tanto, però lo sapeva, cioè, poi dopo naturalmente ci casco una volta, due non ci casco più. Però. Sto cor analfabeta, tu l'hai portata a scuola e sei imparata a scrivere. E sembra da leggere soltanto la parola. Perciò, stamma a Sandì, non vuole Steve, supportami vicino che t'importa. Sti pagliacciati fanno solo i vive, noi siamo serie, apparteniamo a morte. In sala c'è anche Antonio Bassolino, Orè, sindaco di Napoli 25 anni fa. C'è anche la livella della politica, quella che ora mostra una sinistra in forte crisi. Lega e 5 Stelle sono tre volte di più del centro-sinistra, è una situazione senza precedenti.
Questo richiederebbe una grande riflessione a sinistra che non c'è stata. Ero giovanissimo segretario del Partito Comunista Italiano a Castellammare di Stabia, a Castellammare, non a Napoli, non a Roma, non a Torino, a Castellammare. Il PC ebbe non una sconfitta grave, una flessione, perse un poco. Discutemmo per mesi e mesi, dappertutto. Eravamo esagerati, eccessivi, ma non si può esagerare in senso opposto. Non si può perdere a Napoli, a Roma, a Torino un referendum. Il 4 marzo scendere al 18% e tutto questo, e poi si gira subito pagina senza cercare di capire il perché gli errori fatti, perché nella vita si può sbagliare, si fanno errori, ma tu devi imparare dagli errori e dalle sconfitte. Se invece subito lasci stare, gli errori si ripetono, e questo è stato il guaio. Ci vuole pazienza, umiltà, idee. Se si cambia, se si capisce questo, poi la politica può fare miracoli. E se oggi dico, ma ci vorrà tanto tempo, se poi si ingrana, e allora tutto può cambiare. No, non perdere speranza. Questo mai. Si combatte sempre, bisogna sempre avere un lucido pessimismo dell'intelligenza, dicevo mio grande maestro di gioventù, e poi ci vuole sempre anche un po' di ottimismo e di volontà, il saper combattere, il sapersi dare da fare. Ore 22, fine turno serale, il secondo turno. L'azienda è quella del referendum su Marchionne, quella che non ha la FIOM nelle rappresentanze sindacali, quella dei licenziamenti dei sindacalisti della CGIL. È il lavoro operaio, quello che ha rappresentato per decenni la colonna portante della sinistra, una fabbrica con 4.000 operai, pochi rispetto a quelli di una volta. Ma gli operai comunque ancora ci sono a Pomigliano d'Arco dentro la Fiat, una volta si chiamava Fiat, ora FC Auto, e capiamo anche come è cambiato il modo di esprimersi degli operai dal punto di vista politico, dal punto di vista del voto in quella cabina elettorale, che hanno premiato. La sinistra veramente non c'è più e gli operai nel frattempo vanno in paradiso. Dicono che gli operai non ci sono più. Qui ci sono due esempi. Io sono un operaio della Fiat, lui è un operaio della Fiat, facciamo 450 macchine a turno, un salario di 1.400 euro al mese, se non peggio, perché come sai qui abbiamo cassa integrazione, quindi i salari sono stati decurtati. Diciamo che più operai di noi non ci stanno in questa fabbrica. In fabbrica qui ormai sono 10 anni che non abbiamo più rapporti unitari con FIM, WILM e FISMIC, e addirittura se oggi volessimo eleggere i nostri delegati RSA della FIOM non ci sarebbe la libertà di poter votare democraticamente la CGIL, la prima organizzazione sindacale. Questo ti dà il senso di quello che è avvenuto in questa fabbrica. La fabbrica, entrando i cancelli, ha annullato quella che è la democrazia diretta. Ha vinto Marchionne? Diciamo che non ha vinto Marchionne, perché l'idea di Marchionne era quella di eliminare il dissenso. Noi ci siamo ancora, il dissenso esiste, lo stiamo coltivando, perché ovviamente in un territorio come questo qua del Mezzogiorno, in cui resta poco di lavoro, ovviamente è difficile costruire, ma ci possiamo dire che da un punto di vista industriale la politica di Marchionne ha fallito. Oggi abbiamo l'FMA di Avellino che senza una nuova missione produttiva è destinata a chiudere, abbiamo lo stabilimento di Pomigliano che se non ci danno un'ulteriore proroga degli ammortizzatori sociali è destinato a fare un numero elevato di esuberi, abbiamo lo stabilimento di Cassino che fa cassa integrazione, lo stabilimento di Mirafiori che fa cassa integrazione, lo stabilimento di Grugliasco che fa cassa integrazione. Cioè io ti ho annunciato tutti gli stabilimenti italiani, tranne Melfi, che è l'unico che produce, ma tutto il resto, se non fosse per gli ammortizzatori sociali erogati dalla collettività generale, gli stabilimenti Fiat sarebbero tutti quanti decurtati della loro manodopera, e quindi comunque c'è un ridimensionamento della manodopera, quindi un ridimensionamento degli stabilimenti. Questo era uno stabilimento che contava 10.000 lavoratori, oggi ne siamo 4.600, ma possibile che nessuno si pone questa domanda? Dal punto di vista politico,
Ora, un operaio da chi si sente rappresentato qui? Da chi si sentono rappresentati? Una bella domanda. Secondo me neanche i lavoratori lo sanno, perché il vuoto che ha lasciato la sinistra è stato occupato da movimenti, che lasciami dire, populisti. Ma di risultati effettivi all'interno della fabbrica, oggi politicamente non li possiamo ancora vedere. Però Di Maio con gli operai ci parla, mi dicevi. Ma con gli operai ci parla, propone, ma lui adesso non è più in opposizione. Lui, oltre a parlare, adesso deve decidere e fare. È ovvio che Di Maio oggi rappresenta il nuovo, non ha mai governato in Italia e tantissimi lavoratori in questa fabbrica gli hanno dato fiducia. Ovviamente la fiducia degli operai è a scadenza. Noi non dimentichiamo la quota 100, non dimentichiamo il reddito cittadinanza, non dimentichiamo il fatto che lui ha detto che a Pomigliano avremo lavoro per il prossimo futuro, per noi e per le nostre famiglie. Queste sono tutte scadenze, sono cambiali scadenze, se non verranno mantenute, gli operai non perdonano. La Chiesa in una città in crisi, la volontà di azioni comuni anche con lo Stato nelle diverse rappresentanze territoriali e nazionali. Purtroppo un periodo di crisi e Napoli è crisi nella crisi, però c'è anche, soprattutto da parte dei giovani, tanta voglia di poter essere protagonisti di un reale cambiamento, oggettivo cambiamento nella nostra comunità. Io credo che se riusciamo a capire che bisogna mettere insieme tutte le forze positive, beh, certamente potremo superare anche queste difficoltà. Forze messe tutte insieme significa che ci deve essere anche un nuovo incontro tra il mondo della Chiesa e il mondo dello Stato per un agire comune. Sì, io ho fatto presente anche ufficialmente la cosa, dicendo che bisogna essere coscienti che nessuno da solo può risolvere i grossi e gravi problemi che abbiamo. Li si può risolvere se tutti quanti, ognuno per la sua parte, per la propria competenza, mette insieme quanto ha. L'accoglienza è una delle parole del Natale. Certamente, è l'uomo che accoglie Dio, è l'uomo che si apre a Dio, che non si chiude soprattutto nel suo egoismo, perché laddove c'è egoismo c'è morte, c'è asfissia. Laddove ci si apre agli altri, si sa guardare negli occhi gli altri, allora l'umanità prende senso e considera, vive l'alterità come anche un segno di fraternità e quindi di appartenenza a tutti alla stessa famiglia degli uomini. Il sindaco dei movimenti, quello che aveva scassato il sistema, un pezzo di riformismo diverso che dialoga con i movimenti, non con il PD, o meglio, non con questo PD. Movimenti, sinistra che non c'è più ai minimi storici, situazione politica complicata, ma che succede in Italia? E De Magistris come vede questa situazione? I movimenti li vedo molto attivi. Se per movimenti si intende movimenti sociali, reti civiche, associazioni. Napoli è una città di movimenti, è una città con un'esperienza politica che fa cose di sinistra, senza usare troppo il termine sinistra che altri hanno tradito. Credo bisogna far convergere e confluire queste esperienze, metterle insieme, valorizzandone le differenze, senza egemonie dall'alto, e si può costruire una bella alternativa politica e non solo politica dal basso. Siamo andati a trovare gli operai di Pomigliano, abbiamo sentito i delegati di un sindacato che dentro comunque non è rappresentato, che è la FIOM. Loro comunque ci dicono la cosa strana è che, nonostante la necessità di parlare delle nostre vite, nonostante la necessità di cercare rappresentanza poi all'interno della fabbrica, sono tutti schierati con questo governo. Dov'è mancata la rappresentanza rispetto a quei valori che sono valori operai? Ma la sinistra perde dove tradisce. La sinistra allarga orizzonti laddove fa cose di sinistra e non tradisce sui valori fondanti come l'onestà, i beni comuni, l'uguaglianza e la giustizia sociale. Nella mia esperienza di sindaco di Napoli, in questi 7 anni di governo, posso dire che i voti degli operai li abbiamo avuti, come anche i voti di chi non è di sinistra in modo tradizionale. Cioè, se la sinistra vuole ripartire dallo schema classico
del puzzle che si ricostituisce senza cambiare niente continuerà a perdere, anche quello che si vede ultimamente nelle primarie del Partito Democratico, mi sembrano tutte cose già viste, ecco perché se si vuole pensare a un fronte popolare democratico che parta da sinistra bisogna partire dal basso e da chi non ha perso la credibilità in questi anni, la credibilità non è fatta solo dalle parole ma soprattutto dai fatti. Ma c'è la possibilità di un confronto complessivo con questo mondo in pratica può essere rappresentato anche da un Partito Democratico diverso da quello attuale, da una sinistra che comunque si è frammentata. Ma con le forze di sinistra tradizionali sicuramente sì, ecco, vi posso portare la testimonianza di Napoli, noi governiamo con una lista civica molto forte, cui si sono uniti i partiti della sinistra, chiamiamoli alla sinistra del PD. Col PD ci potrà stare un dialogo, almeno parlo per quanto mi riguarda, se il PD cambia. Se il PD continua a essere quello che si è visto in questi anni, noi non siamo assolutamente interessati. Il cambiamento non è fatto solo da persone che cambiano, ma anche da contenuti e da credibilità. Sicuramente c'è un'esigenza di unità, la frammentazione a sinistra è stato sicuramente un errore, ma l'errore più grave è stato, ripeto, il tradimento politico con quei valori. Poi se il PD è rappresentato da De Luca come in campagna è ancora peggio. Questa è veramente una domanda appunto che ha una risposta secca. Con De Luca non si riesce nemmeno ad avere il dialogo istituzionale. Mi auguro, e chi vuole cambiare il PD, penso a Zingaretti, quando viene a Napoli non fa gli accordi con De Luca, perché se poi fai gli accordi con De Luca puoi anche mettere una faccia apprezzabile, simpatica, anche di una persona con cui è piacevole fare due chiacchiere, ma vuol dire che stai costruendo una casa che crolla il giorno dopo che l'hai costruita, in termini di credibilità e di innovazione. Calde, calde, calde arroste! Prego, prego! Una volta! A sinistra prova a suonare la campana della rivalsa potere al popolo, che nasce proprio a Napoli dall'occupazione dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario. È l'esperienza di Jesop Pazzo, volontari per il quartiere che propongono servizi gratuiti ai cittadini, dal doposcuola per i bambini al teatro popolare, alla palestra popolare, ai laboratori dei medici volontari che prendono prenotazioni anche dalla ASL, al centro di aiuto per i migranti. Da questa esperienza nasce il partito che, nato poche settimane prima delle ultime politiche, in questo territorio arriva a prendere il 4%, un po' Podemos e un po' Siriza. Non mi deve condannare perché sono pazzo, io sono pazzo e oggi voglio parlare. Ma com'è difficile riorganizzare una sinistra? Da dove si deve ripartire? Si deve ripartire dalle cose facili ed è anche facile riorganizzarla se si vuole riorganizzarla, e cioè dai bisogni concreti, materiali da mettersi a disposizione, non fare i sapientoni, perché se avevamo soluzioni forse non staremmo in questo stato con Salvini che spadroneggia più del 30%, ma appunto rispondere ai bisogni e provare ad ascoltare, penso che sia questo. Fuori dalle fabbriche ultimamente c'erano i leghisti per quanto riguarda il nostro e altre parti. Proprio il Movimento 5 Stelle, magari non dando delle ricette, però almeno fisicamente eri lì. Assolutamente sì, infatti i leghisti non a caso hanno preso tanta esperienza da quello che era il PC, cioè torniamo nei mercati, lo dicevano loro esplicitamente all'inizio, parlo della Lega di Bossi, no, torniamo nei mercati, torniamo nelle fabbriche, ovviamente lo facevano con parole d'ordine reazionarie, con parole d'ordine razziste, prima nei confronti del Sud e poi nei confronti degli stranieri, però erano visibili, concreti, sembravano molto persone molto pratiche. Credo che la sinistra non abbia dato questa impressione e non solo non è stata fuori le fabbriche, fuori agli ospedali, fuori alle scuole, ma poi quando si è trattato di occuparsi di questi temi l'ha fatto nella maniera più di destra possibile. Forse la Lega li ha scavalcati a sinistra in tante cose e questo è inquietante. Potere al popolo dove vuole andare? Potere al popolo vuole andare a ribaltare quel famoso tavolo, cioè vuole ripartire da esigenze e da bisogni comuni, possibilmente non semplicemente da sommatorie e da alleanze, perché a noi non ce ne frega niente in sé e per sé di arrivare a conquistare una poltroncina per realizzarci noi come persone. Noi abbiamo fatto l'esperienza di questo posto che è stata, se parli semplice e ti metti a disposizione, la gente viene e ti dà una mano. È un'esperienza concreta, diretta, non so se si può replicare, noi stiamo
provando e sperando di replicarla in tutta Italia. Un pochino ci stiamo riuscendo perché si sono aperte tante case del popolo, ci si è messi in movimento. Quanto tempo ci vuole non lo so, però la strada secondo me è giusta. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. Iso passa, iso passa, un cisca sa du cazzo.